a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso andiamo a vedere insieme questo video, questo nuovo video. Allora, qui ho preparato tutti gli ingredienti di queste rose del deserto. Il burro è morbido, l'ho lasciato a temperatura ambiente. E la ricetta l'ho presa dal blog di Mirko Runci, Cucina, Passione e Fantasia. Poi vi metto il link sia di YouTube, del suo canale, sia del blog. Allora, procedo, ho fatto solo una variante, ho eliminato l'uvetta perché i miei nipoti non la gradiscono, quindi questi biscotti li farò per i nipoti e ho messo un tantino più di cioccolato. Vado a frullare per benino il burro morbido, vedete? Era bello morbido con lo zucchero, così semplicemente con le fruste. Ok, frullo un pochino. La prima volta che faccio questi biscotti, li avevo sentiti, però mai assa nemmeno assaggiati, sinceramente. Quindi adesso voglio provare a farli. Li faccio insieme a voi. Ho messo le uova, le due uova intere, sono un po' piccoline, sono delle mie galline, non sono molto grandi. Continuo a frullare per benino. Oggi ho la mia nipotina Sofia che mi sta aiutando. Lei voleva fare i soliti biscotti che facciamo con la glassa perché voleva pasticciare. Oggi l'ho costretta a cambiare tipo di biscotti. Quindi, se vedete le manine, eccole qua, è lei che mi sta aiutando. Queste sono le mandorle. Io ho optato per le mandorle, le ho tagliuzzate grossolanamente. Poi il cioccolato fondente, ho fatto la stessa cosa, l'ho tagliuzzato. Ecco Sofia che mi aiuta. È la nipotina più piccola, io ho quattro nipoti, Sofia è la più piccolina, 8 anni. Gli piace molto pasticciare. Allora, a questo punto, sì, metti il lievito dentro la farina, Sofia. Così lo misceliamo prima un pochino insieme alla farina. Bene, adesso mettiamo la farina un po' per volta o anche tutta insieme come volete. Naturalmente questo impasto, se volete, potete farlo anche con la foglia, con l'impastatrice. Io non so se l'ho detto, non ho messo l'uvetta che è prevista nella ricetta perché sicuramente questi biscotti poi se li porta via Sofia e l'uvetta loro non la gradiscono, né lei né le sorelline. Però ci sarebbe stata bene l'uvetta strizzata, eh? Nella ricetta la trovate scritta. Ok, continuiamo a mettere la farina, giriamo così semplicemente con un cucchiaio. Fino a che non si è assorbita bene tutta la farina. Continuo anche con le mani. Mi sembrava troppa, invece no. L'impasto rimane bello morbido. Eccolo qua. Poi abbiamo preparato in una ciotola i cornflake. Eccoli qua, classici. E ho fatto la prima pallina. Eccola qua, Sofia, che ce li attacca bene. Ci rotola dentro la pallina, li farò non tanto grandi così, ma d'occhio, non è che vado a pesare una cucchiaiata scarsa, diciamo, perché poi comunque crescono in cottura un pochino, si allargano. E abbiamo preparato la teglia con la carta forno, così ce le appoggiamo sopra. Continuo a fare le palline, attacchiamo bene i cereali. Ecco qua. Le manine di Sofia che mi sta aiutando. I cereali, i cornflake che sono quelli classici, eh? Sofia, che stai facendo, Sofia? Come Sto facendo i biscotti. si chiamano questi biscotti? Le rose. Le
rose del deserto. Le rose del deserto. Le ho fatte tutte io, guarda. Adesso li cuociamo così vediamo pure come vengono. Eccoli qua, in forno a 180 gradi statico per 15-20 minuti, però regolatevi con il vostro forno. Intanto prepariamo l'altra teglia, ce ne sono venuti più di 30 sicuramente, io adesso non li ho contati anche perché Sofia, cotti i primi, ha cominciato già a mangiarli, mettendoci un po' di zucchero a velo sopra. Sono molto buoni, croccanti sopra, vedete, e dentro belli cioccolatosi. Manca l'uvetta, naturalmente, come ho detto prima, però ci sarebbe stata bene. Io ringrazio Mirko per la ricetta, vi invito a farli perché è molto semplice, come avete visto. Un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Puerto Rico, esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cupey.